tra le case abitate della moderna Pompei. Il buongiorno di oggi è da un posto speciale e particolare che sarà oggetto e argomento di presentazione da parte della massima autorità degli scavi di Pompei, il sovrintendente Massimo Osanna. Ci parlerà di questa ricerca archeologica costituita dal quello che è conosciuto come il Fondo Iozzino. I primi scavi avvennero nel 1932, quelli più recenti negli anni 60, ma ultimamente nel 92 si è ripreso a guardare in quest'area, che è limitata, strutturata, circondata da case, con un grosso muro in quattro blocchi di pietra calcarea del Sarno che chiudono l'area. L'attenzione si è concentrata sulla parte interna. Questi blocchi esterni sono in pietra calcarea del Sarno, mentre invece la delimitazione interna è costituita da pietra lavica proveniente dal Nocerino. Che cosa è? Perché tanta attenzione su questo posto? E perché il professore Osanna il 22 febbraio 2016 nel Centro Culturale di Piano di Sorrento ci parlerà di quest'area? Perché i ritrovamenti che ha dato, ed è oggetto e argomento attuale, Pompei Sacra, la sacralità di Pompei Antica, costituita dal ritrovamento di due grosse statue, bellissime, meravigliose, oltre il reale, oltre la misura normale, acefale entrambi, ma fatte in Creta, statue di Creta, di cui molto probabilmente raffigurano Demetra o Cerere. Questo posto, adesso che leggiamo circondato da case, era praticamente alla foce del fiume Sarno. Si vedeva la foce, era il contatto del mare con il fiume Sarno. Guardiamo meglio la nostra posizione. Siamo nel cuore dell'abitato pompeano. Le montagne del Faito, anche se coperte nella parte alta da nebbie, ci danno l'idea di quanto era indietro il Sarno, di almeno 3 chilometri rispetto allo sbocco a mare odierno di fronte al Rovigliano. Questo tempio ha restituito, e stimolati da una recente mostra dedicata al sacro nell'antica Roma, ha stimolato la ricerca e sono venuti ancora degli altri risultati interessantissimi, perché la parte dove delimitata dalle pietre più scure, quelle in lavica proveniente dal Nocerino, si vede chiaramente leggibile un altare, lo riconosciamo con grande facilità. Il suolo di quella parte delimitata interna ha restituito, oserei dire, una stipite votiva abbandonata e quindi rotta senza alcunché, però tra questi vasi accumulati e tra virgolette triturati, alcuni di essi sono interessantissimi, precedenti di all'incirca 700 anni prima della nascita di Cristo e precedenti anche, possiamo dire, alla Pompei, che ha un vissuto compreso tra il secondo terzo secolo prima della nascita di Cristo. Quindi molto prima era un tempio, probabilmente le divinità sono state mutate con l'andare degli anni, ma la stipite votiva, questa parte di suolo intorno all'altare, ha restituito una serie di cocci interessantissimi in bucchero nero che fanno reinquadrare sia la pianificazione urbana della Pompei archeologica e sia l'andamento sacrale, quali erano i... E questo è uno dei templi. Siamo al Fondo Iozzino, non molto distante sulla collina di Sant'Abbondio,
era un altro santuario, e quindi siamo in prossimità della foce del Sarno, importantissimo perché poi ci fa leggere il territorio in tutt'altro modo. Aspettiamo le novità che saranno presentate dal professore Osanna.